Ciao ragazzi e ciao ragazze, post partita di Juventus PAL che finisce 2-0 per la Juventus, ma prima di parlare della partita vi invito a passare sul canale di Neschio e di iscrivervi, trovate il canale qua in alto nelle schede e troverete anche il link in descrizione per iscrivervi al suo canale, ma credo che lo conoscete tutti. Per chi non lo conoscesse, porta interviste. Ovviamente riguardanti il mondo del calcio, ma non solo, parla anche della propria squadra del cuore, ovvero l'Inter, a 360 gradi. Quindi mi raccomando, passate sul canale di Neschio. Detto questo, Juventus PAL che finisce 2-0, gol di Mandzukic e Ronaldo. Tra l'altro faccio il post partita con la maglia della scorsa stagione, non so perché. Ronaldo, ragazzi, alcuni dicono che sia tornato Ronaldo. Non è, il problema è che non se n'è mai andato Ronaldo, che solo che alcuni non notavano il proprio impegno, la propria volontà. E in ogni caso, un campionato come quale è la Serie A è un campionato molto difensivo rispetto alla Liga. È ovvio che ti devi ambientare, anche se sei il miglior giocatore del mondo, ti devi ambientare 2-3 partite. E Ronaldo, prestazione dopo prestazione, ha convinto sempre di più. E non è una novità che ha segnato contro il Milan, ha segnato anche oggi contro la Spal, e ha dato frutto di un'ottima prestazione. Poi, al di là del gol che si è mangiato a porta vuota, in ogni caso, a parte quell'episodio, Ronaldo per me ha fatto una grandissima prestazione, l'ennesima, aggiungerei io. Poi, per quanto riguarda Mandzukic, grandissima prova di sacrificio come sempre, lo vedi da ogni parte del campo, a recuperare palloni, a passarla al compagno libero. Insomma, Mandzukic, come in ogni partita, si vede dappertutto. Anche questa partita, grande prova di sacrificio, di spirito di squadra. Poi Pjanic, che ho visto sui social che è criticato alcune volte. Ragazzi, chi critica Pjanic vuol dire che non le guarda le partite della Juve. Anche oggi per me buona prestazione, oltre all'assist di Cristiano Ronaldo, grande concentrazione, calma nel gestire palla, perché ovviamente, ragazzi, la Spal non stava prestando, non stava facendo nulla. La Spal non ha fatto niente oggi, ha fatto giusto quei 2-3 tiretti in porta che non sono stati nemmeno pericolosi per Perin. Perin poteva anche comprarsi l'ombrellone al, non lo so, da qualcuno che c'era fuori dallo stadio. Si metteva un ombrellone lì tranquillo, che tanto non è passata nemmeno una, ragazzi. Perin oggi non ha fatto niente, praticamente ha guardato la partita gratis, senza biglietto. Rugani, Allegri gli ha dato la possibilità di giocare, ma ragazzi, solita prova, cioè né carne né pesce, prestazione normale, né cattiva né buona, come sempre, ragazzi. Rugani un po' un'incognita, perché non sai se è un giocatore da Juve, un giocatore che è a livello tecnico molto forte, ma non sai nemmeno se sia un giocatore della Juve o meno, perché non fa nulla in campo, cioè fa quel minimo indispensabile per dargli la sufficienza, ma nulla di più, come vi ho detto, né carne né pesce. Poi, più che altro, la fase difensiva non è che sia stata curata, perché, come ho già detto, la Spal non è che abbia fatto chissà che cosa nella fase offensiva. Invece, Douglas Costa, grandissima prova di Douglas Costa, che meritava il gol. Purtroppo non è arrivato quell'occasione in cui lo schema su calcio di punizione, Douglas Costa ha tirato tiro a giro, non proprio a giro perché era molto potente il tiro, che si è stampato sul palo. Però, al di là di questo, grandissima prova, ovviamente, Douglas Costa, qualità tecnica nel saltare l'uomo, specialmente è abile chiaramente nei contropiedi, perché è flash, come comunque è il suo soprannome.
Douglas Costa è grandissimo giocatore, ma la Juventus oggi ha giocato e giochicchiato, e alla fine il risultato è arrivato 2-0 per la Juventus contro la SPAL. Non ci siamo nemmeno impegnati più di tanto. Abbiamo fatto anche turnover in vista della Champions. Quindi, ragazzi, io sono contento così, sinceramente. In partite così in cui devi risparmiare le energie per la Champions, specialmente adesso, in questo periodo che la Juventus ha perso contro il Manchester United, è giusto così. Quindi ragazzi, vi ricordo ancora di passare sul canale di Neschio. Iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti. Lasciate like se non avete ancora lasciato. E in descrizione trovate il mio profilo Instagram. Seguitemi anche lì. Detto questo, ciao ragazzi.